Buongiorno raga dalla caldissima costa occidentale dello Sri Lanka. C'è un pavone sul tetto qua davanti. Muoio. Pensavo fosse uno strato. Eccolo là. Io credevo stessi scherzando, perché è proprio tipo un pavone. Oh, ma. Prendete una pera, trasformatela nello Sri Lanka ed ecco, noi siamo esattamente qua. La cittadina si chiama Negombo ed è particolarmente nota perché è animata da una vivace comunità cristiana cattolica. Come avete visto nello scorso video, qua tantissime persone parlano italiano e difatti il nome di Piccola Roma, almeno per questo, ci si addice. E da lì, allora come stai? Bella verde! Bello, sì! Molto bella, è carino! Yeah. Yeah. L'aeroporto internazionale è a meno di 20 km e questo la rende un ottimo luogo per iniziare l'esplorazione dell'isola. Contando il resort sul litorale, in tempi normali questa città è una meta molto turistica, ma sarà anche per il Covid che nei mercati e lungo le strade abbiamo incontrato prevalentemente solo locali. Sono tante le esperienze che si possono vivere in questa città. Quello che ci premeva vedere di più però è la vita dei pescatori di questo villaggio, che prima del turismo viveva esclusivamente di pesca. Per cui presto di buon mattino. Hello. Yeah. Fish market. Yes. Negombo fish market. How much from here? 2 kilometers. You giving 400. Yeah. Normal price. You giving 300. 150. Ah, 200. Dai, va bene. This price I not going. 200, okay. 200, okay. 200, okay. Okay. Yeah. Ah, there. Okay. Bye, bye. Thank you. L'imbarcazione più interessante che abbiamo trovato qua a Negombo è sicuramente quella che loro chiamano Oruva, che altro non è che una canoa con attaccato di lato un grande tronco. La pesca si fa con grosse reti e la lavorazione avviene tutta sulla spiaggia. Quell'interiore ci hanno portato alla mente tanti ricordi di quando anche noi abbiamo lavorato il pesce, in condizioni completamente diverse però, e non guadagnando nemmeno un euro al giorno o vivendo per 4 mesi in una barca in mezzo al golfo del Bengala, come ci ha raccontato questo ragazzo. Parte del pescato segue il metodo di conservazione tradizionale, ovvero viene aperto, pulito e fatto seccare spiaggia. Gli altri pesci invece vengono venduti nei vari mercati, dove ogni mattina i singalesi vanno a fare la spesa. Si possono trovare più svariati tipi di pesce, dai più comuni ai più particolari. Il tutto sempre con quel buon odore a cui siamo abituati e che piace tanto alla Niki. Mi disgusta da morire. Un'altra mattina abbiamo deciso di percorrere a piedi il canale di Hamilton, uno dei tanti canali costruiti dagli olandesi che porta all'entrata di una laguna molto importante per Negombo e le altre cittadine vicine.
Come da altre parti, anche qua gli effetti dello tsunami del 2004 sono ancora ben visibili. La laguna è un grande bacino d'acqua marina, alimentato però da molteplici fiumi. In questo ecosistema vivono molti uccelli, pesci, molluschi e crostacei, ed è l'ambiente perfetto per la crescita delle mangrovie, che infatti delimitano l'area e formano anche alcuni isolotti. Sopra uno di questi isolotti abbiamo trovato anche dei macachi. They come in the boat, don't touch. Last time they tried to kill me. La cosa ci è sembrata prima molto carina e poi molto strana. Le scimmie solitamente non vivono in questi ambienti dove non deve essere troppo facile reperire dell'acqua o del cibo. Oh mamma mia. Invece vedere questa specie di sacca in acqua è stato interessante. All'inizio credevamo fosse plastica e invece è un involucro contenente migliaia di uova di gamberetto. Abbiamo anche scoperto che basta muovere un po' il tallone sul fondo della laguna per trovare delle grandissime e bellissime vongole. Che belle che sono. Sono proprio belle. E niente raga, gli zaini sono pronti, cambiamo città, continuiamo l'esplorazione di questo Sri Lanka insieme. Se il video vi è piaciuto mettete like, iscrivetevi al canale. Ci vediamo settimana prossima con un nuovo video. Mi raccomando, se venite in Sri Lanka ricordatevi il giochino. Non funziona questo. Ciao!